Giorni duri per l'occupazione, infatti da oltre 3 mesi le ditte aderenti alla Federazione Gomma Plastica sono in stato di agitazione per la non osservanza da parte della Federazione di riconoscere la tranche contrattuale di 19 euro che avrebbe dovuto essere erogata a partire da gennaio 2018. Questa mattina erano in sciopero i lavoratori della TristoneCooperStandard. Bene, mi chiamo Gianni, rappresento CGIL Filcem e soprattutto i lavoratori di questa azienda che stanno, come tutti gli altri, replicando la forzatura che vediamo che ogni giorno viene amplificata dalla Confindustria in relazione a quelli che sono i nostri diritti fondamentali. Perché vogliamo ribadire che non è solo la privazione della parte fondamentale, che è lo stipendio già molto magro che noi abbiamo, ma è la paura che si venga a scardinare, come già in parte si è fatto, quelli che sono gli elementi fondamentali, il contratto nazionale, ancora quello che ci lega a una stabilità, che ci dà la forza di tenerci in un momento così difficile. Quindi l'appello è pensateci bene, perché se si rompe ancora ulteriormente il tavolo delle trattative sarà poi difficile, come si è scritto e detto più volte, ricollegarci. Noi vogliamo fare un appello a tutti i cittadini per tenerci tutti insieme in mano, uniti in un momento così difficile e superarlo insieme. Niente, oggi siamo qua dopo circa 30 ore di sciopero per difendere i diritti del salario e il contratto nazionale del settore della gomma e della plastica. Oggi vorremmo che da questo sciopero che il tavolo inizia la trattativa e che comunque che sia la Confindustria che la Federazione Gomma Plastica apre il tavolo per chiudere questa partita. Noi ricordiamo che nel 2014 le segreterie nazionali comunque hanno fatto una vacanza contrattuale nel 2014 perché c'era un momento di crisi, quindi non abbiamo rinnovato il contratto. Poi noi rivendichiamo il salario perché comunque fa parte di un pacchetto che nel triennio era di 76 euro e che le aziende comunque già l'avevano messo a bilancio e quindi i soldi le aziende ce l'avevano già da dare ai lavoratori e per quanto ci riguarda è un vero scippo comunque ai soldi della busta paga dei lavoratori, quindi saranno pochi, 19 euro in meno, ma comunque sono soldi nella situazione che siamo. E come segreterie e anche come delegati sappiamo che un articolo 70 comunque fa parte del contratto nazionale e come noi comunque manteniamo i patti con la Confindustria. Noi abbiamo fatto questa verifica il 27 novembre e dove comunque abbiamo riconosciuto che c'era questa inflazione comunque che dovevamo dare dei soldi indietro all'azienda, ma non credevamo che questi soldi venivano proprio tolti dalla busta paga. Noi speravamo che, visto che fa 6 mesi bisognava riprendere una nuova piattaforma, che questo salario comunque veniva comunque questa tranche veniva data ai lavoratori e poi nel prossimo contratto che andavamo a rinnovare vedevamo cosa fare. Comunque noi non è mai capitata una situazione del genere e spero che comunque si trovi una soluzione per ridare di nuovo i soldi ai lavoratori che da mesi l'aspettano. Quindi siamo anche qua scioperando contro la volontà di Confindustria di stracciare il contratto nazionale di lavoro e contro il tentativo della Federazione Gomma Plastica che mette in discussione il salario che abbiamo contrattato. E per il ripristino di relazioni sindacali serie, positive comunque per il futuro dei lavoratori e credibili. E per la difesa del salario e soprattutto del contratto nazionale, che comunque è la cosa importante che ogni azienda deve avere.